Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Oggi parliamo, come potete notare dalla sciarpa, di nuovo di animali fantastici, però questa volta ci sarà un focus su un solo libro, un solo oggetto magico. Ho deciso di fare un video di approfondimento solo su questo libro perché è molto particolare, adesso capirete perché, ovvero La valigia di Newt Scamander, che appartiene alla collana di libri che diciamo nascono in correlazione ai film e che vogliono rivelarne i retroscena. In particolare ci sono tantissime immagini che rivelano i progetti grafici che sono stati fatti per i costumi, per gli effetti speciali, per la creazione in generale dei personaggi, delle creature magiche, in questo caso delle creature fantastiche, scusatemi, eccetera, eccetera, eccetera. Io avevo già il librone di Panini, se non sbaglio, sulla magia del film. Aspettate che ve lo faccio vedere. Eccolo qua, che ricreava anche alcuni oggetti scenici, come per esempio la mappa del malandrino, che si trovava dentro il libro, e la lettera di Hogwarts, oppure che ne so, questo volume di pozioni, l'invito per il ballo del ceppo, il programma della Coppa del Mondo di Quidditch, insomma tutte queste piccole chicche che ricreavano appunto gli oggetti che sono stati utilizzati per la magia, per rendere Harry Potter quel fantastico universo che è, perché è il dettaglio che fa la differenza in questi casi. Ovviamente anche nel caso del film di Animali Fantastici si sono premurati di organizzare un merchandising molto vasto, fra cui anche libri e libri. Tra l'altro, ho visto che in libreria, che per gli animali fantastici hanno fatto veramente tanti libri dedicati, soprattutto ce n'è uno fantastico che costa 50 euro, mi sembra, su come sono stati realizzati proprio nel dettaglio gli animali fantastici, quindi tutti i concept, tutti gli animali a cui si rifanno, veramente stupendo quel libro, vi metto un'immagine qui, io l'ho sfogliato in libreria, veramente incantata, e è un libro soprattutto fatto di fotografie. In generale tutti questi libri, tutte queste collane sono libri fotografici per lo più, quindi hanno tutte le pagine plastificate, ci sono tantissime, tantissime immagini. Ed ecco anche il motivo per cui hanno un costo più elevato. Questo mi sembra che costi 39 euro in libreria e come al solito online c'è il 15, quindi costerà 32-33 euro. Quindi naturalmente se lo volete regalare anche qui per Natale o comunque ve lo volete fare regalare, eccetera, consigliate di comprarlo online perché risparmiate un bel po'. Bando alle ciance, passiamo appunto a osservare nel dettaglio questo magnifico oggetto. Allora, innanzitutto, come potete notare, si chiama la valigia di Scamander perché il libro è chiuso come se fosse una valigia, ok? In particolare come la valigiona del caro Newt Scamander. Dietro abbiamo il logo del Macusa e si chiude con la calamita. Quindi è proprio effetto valigia più o meno. E tra l'altro, come potete notare, l'interno è fatto apposta, cioè è decorato come se fosse l'interno di una valigia. È bellissimo! Bene, adesso vi metto sul tavolo così vi faccio vedere nel dettaglio cosa trovate al suo interno. L'unica cosa che non troverete dentro il libro è il poster di Tina, che io ho appeso perché ci stava proprio perfettamente lì. Quindi quella è l'unica cosa che c'è dentro il libro, ma che non ci sarà nel mio libro perché l'ho appeso. Tutto qui. Per il resto andiamo a metterci su un tavolo e vi faccio vedere cosa contiene al suo interno la valigia di Newt Scamander. Eccoci qui. La valigia di Newt Scamander, la sciarpa di Newt Scamander, iniziamo subito. Apriamo la nostra valigia. Come avevo detto prima, gli interni sono quelli della valigia di Newt Scamander. E qui già iniziano i dettagli, perché il libro si apre come se fosse un taccuino di Newt, un fascicolo, ecco, un faldone di documenti del caro Newt Scamander. E il libro non ha uno spazio vuoto. Una caratteristica di tutti i libri di questa collana, ogni angolo del libro ha un dettaglio, un'illustrazione, un disegnino, qualunque dettaglio che vi rimandi all'estetica dei film. Poi passiamo ai primi elementi di interesse. La prefazione di Eddie Redmayne, io l'ho letta e devo dire che sicuramente non l'ha scritta lui, ma è comunque molto carina. Poi si entra nel vivo, c'è l'analisi di ogni personaggio come se fosse appunto un fascicolo, cioè questa valigia è organizzata come se fosse un fascicolo del Macusa. Quindi vedete che c'è la foto di Newt Scamander, alcuni ritagli di giornale.
Tra l'altro questa è una cosa proprio carina perché sono le parole crociate della Gazzetta del Profeta, e cioè le potete fare veramente, non sto scherzando. Per ogni personaggio c'è la composizione della bacchetta, e la cosa che mi interessa di più per quanto mi riguarda è come hanno progettato i costumi, e infatti sono molto contenta di questo libro anche solo per questo motivo. Colin Atwood e Warren Holder sono coloro che hanno progettato tutti i costumi, ci sono anche i campioncini dei tessuti che hanno utilizzato, ovviamente solo fotografati. E vabbè, poi a seguire ci sono anche tutti gli altri personaggi. Passiamo avanti, semplicemente vi faccio vedere i dettagli del libro distintivo che potete naturalmente staccare e rimuovere. Ogni elemento in più del libro potete staccarlo, come ho fatto io per la mappa del malandrino nel libro della magia del film. Comunque dicevo, il distintivo di Tina del Macusa. A proposito di personaggi, una cosa interessante che ho scoperto su Jacob è che in realtà nel film lui ha una fidanzata che si chiama Mildred, solo che questa scena in cui lui viene barbaramente mollato dalla fidanzata l'hanno tolta, l'hanno tagliata, quindi io non vedo l'ora di vedere il director's cut e forse c'è una possibilità minima che abbiano salvato questa scena, non lo sappiamo. Ci sono anche i dettagli delle scenografie, quindi vi fanno vedere come hanno arredato dato gli ambienti, veramente tutto super magico. Ci sono un sacco di dettagli sulla libreria di Tina e Queenie, non so se ci avete fatto caso, ma a un certo punto Jacob durante il film si mette a leggere un libro di Queenie. Come ho detto prima, veramente non c'è un angolo vuoto di questo libro. Ecco, qui già abbiamo un altro elemento fighissimo. Cioè questi sono i veri volantini che sono stati utilizzati durante la serata di gala a cui Shaw ha fatto da, cioè in cui c'era il discorso del presidente Shaw. Il capitolo sul Macusa è contraddistinto dal fatto che ci sono un sacco di cosine del genere. Ci sono questi documenti che sembrano i documenti dell'FBI, no? Però appunto connotazione magica, e anche alla fine c'è il modulo da compilare se volete fare richiesta del permesso di bacchetta anziché il permesso di soggiorno se siete dei maghi stranieri andate negli Stati Uniti. Ma soprattutto è bellissima la parte sui secondi salemiani, perché c'è il volantino attraverso cui reclutavano, infatti qui il richiamo alle armi. Io voglio la maglietta con questa illustrazione perché è bellissima, comunque è meravigliosa. Fighting modern evils, join the cause, cioè è fantastica. Qui ci sono tutti i volantini di propaganda che avevano creato. Passiamo ad altri elementi di interesse, come per esempio questi faldoni che ci sono, ve l'ho detto, è tutto in stile molto FBI. E sono tre, mi sembra, in tutto il libro, adesso ve li tiro fuori, ve li faccio vedere fuori dal libro, sì, sono tre. Vabbè, uno è il mandato d'arresto di Newt Scamander, il gemello di quello di Tina, verticale. Un'altra è la mappa delle operazioni pericolose che si svolgono negli Stati Uniti, ovviamente del Macusa. E un'altra è questa qui, che è stupenda, è una mappa antica del mondo, molto semplicemente, per gli esploratori come Newt Scamander, veramente carinissima. Infatti qui, se vedete, c'è scritto lunascopio, mappe, globi, insomma tutti i materiali degli esploratori. Insomma, era tutto qui. Mi rendo conto che il contenuto possa sembrare scarso in un certo senso per il prezzo che ha, però se siete veramente appassionati, se siete veramente innamorati del mondo e dell'estetica dei film, sono delle chicche, sono degli oggetti da collezione, quindi dovete prenderla da questo punto di vista. Avere anche solo la ricreazione di un oggetto di scena che hanno usato in scena aggiunge qualcosa in più, perché sembra più autentico, non lo so, sembra più reale, è una figata, insomma. Tra l'altro non ditelo a nessuno, ma potrei aver comprato anche la sceneggiatura originale del film. Mi è piaciuto tanto, ragazzi, mi è piaciuto tanto. E poi non so se avete visto come è fatto questo libro, cioè è fantastico. Comunque non ditelo a nessuno, shh. Bene ragazzi, il video finisce qui, io come al solito spero di avervi intrattenuto, trovate qui sotto tutti i miei contatti, il link di affiliazione per comprarvi la sciarpa, il link per comprarvi il libro, se vi va io riceverò una piccola percentuale sul vostro acquisto. Vi auguro buon Natale, mi raccomando fate bei regali e come al solito noi ci vediamo alla prossima, un bacione alla mamma e ciao!